Audiolibro La Genesi di Allan Kardec. Per il gruppo La Casa di Timoteo legge Cristina Papani. Eterna successione dei mondi. Paragrafo 48. Abbiamo visto che una sola legge primordiale generale è stata data all'universo per assicurarne la stabilità eterna e che questa legge generale è percepibile dai nostri sensi attraverso numerose azioni particolari che chiamiamo forze direttrici della natura. Ora mostreremo che l'armonia del mondo intero, considerata sotto il duplice aspetto dell'eternità e dello spazio, è assicurata da questa legge suprema. Paragrafo 49. In effetti, se risaliamo all'origine primaria dei primordiali agglomerati di sostanza cosmica, noteremo che già, sotto il dominio di questa legge, la materia subisce le trasformazioni necessarie che portano dal germe al frutto maturo e che, sotto l'impulso delle diverse forze nate da questa legge, essa percorre la scala delle sue rivoluzioni periodiche. All'inizio è centro fluidico dei movimenti, in seguito generatore dei mondi, più tardi nucleo centrale e attrattivo delle sfere che hanno preso origine nel suo seno. Noi sappiamo già che queste leggi presiedono la storia del cosmo. Ciò che ora importa sapere è come esse presiedono ugualmente la distruzione degli astri, poiché la morte non è solo una metamorfosi dell'essere vivente, ma anche una trasformazione della materia inanimata. E se è vero dire, in senso letterale, che soltanto la vita è accessibile alla falce della morte, è anche esatto aggiungere che la sostanza deve in tutta necessità subire le trasformazioni inerenti alla sua costituzione. Paragrafo 50. Ecco qui un mondo che dai suoi primordi ha percorso tutta la sequenza degli anni che la sua speciale organizzazione gli permetteva di percorrere. Il focolaio interiore della sua esistenza si è spento e i suoi stessi elementi hanno perduto la loro virtù iniziale. I fenomeni della natura che reclamavano per prodursi la presenza e l'azione delle forze devolute a questo mondo ormai non possono più presentarsi perché la leva delle loro attività non ha più il punto d'appoggio che le dava tutta la sua forza. Ora si penserà forse che questa terra spenta e senza vita continuerà a gravitare negli spazi celesti senza scopo e passerà come un inutile cenere nel vortice dei cieli? Si penserà forse che essa rimarrà iscritta nel libro della vita universale dal momento che è diventata lettera morta e priva di senso? No, di certo. Le medesime leggi che l'hanno elevata di sopra del caos tenebroso e che l'hanno gratificata degli splendori della vita, le medesime forze che l'hanno governata durante i secoli della sua adolescenza, che l'hanno sostenuta nei primi passi della sua esistenza e che l'hanno condotta all'età matura e alla vecchiaia, quelle medesime leggi che presideranno la disgregazione dei suoi elementi costitutivi per rendere il laboratorio, dove la potenza creatrice attinge senza tregua le condizioni della stabilità generale. Questi elementi ritorneranno a quella massa comune dell'etere per assimilarsi ad altri corpi o per rigenerare altri soli. E questa morte non sarà un avvenimento inutile né per questa terra né per le sue sorelle. Essa rinnoverà in altre regioni altre creazioni di una natura differente e là, dove i sistemi di mondo sono svaniti, presto rinascerà un altro giardino di fiori più splendenti e più profumati. Paragrafo 51. Così l'eternità reale ed effettiva dell'universo è assicurata dalle medesime leggi che dirigono le operazioni del tempo. Così i mondi si succedono ai mondi, il sole e i soli, senza che l'immenso meccanismo dei vasti cieli venga mai colpito nelle sue gigantesche molle. Là dove i vostri occhi, sotto la volta della notte, ammirano splendide stelle, là dove il vostro spirito contempla magnifici raggiamenti che risplendono in lontani spazi, là da molto tempo il dito della morte ha spento quegli splendori, da molto tempo il vuoto è succeduto a quei bagliori e ha, anzi, ricevuto nuove creazioni ancora sconosciute. A distanza immensa di quegli astri, per cui la luce che essi ci inviano impiega migliaia di anni per giungere fino a noi, fa sì che noi riceviamo soltanto oggi raggi che essi ci hanno inviato molto tempo prima della creazione della Terra e che ammireremo ancora per migliaia di anni dopo la loro reale sparizione. Annotazione. Questo è un effetto del tempo che la luce impiega per attraversare lo spazio. Essendo la sua velocità di 70.000 leghe al secondo,
e se ci arriva dal Sole in 8 minuti e 13 secondi. Ne consegue che, se sulla superficie del Sole si verifica un fenomeno, noi lo percepiamo soltanto 8 minuti più tardi e per la medesima ragione lo vedremo ancora 8 minuti dopo la sua scomparsa. Se, in ragione della sua lontananza, la luce di una stella impiega 1000 anni per giungere fino a noi, noi non vedremo questa stella che 1000 anni dopo la sua formazione. Che cosa sono i 6000 anni dell'umanità storica, di fronte ai periodi secolari, dei secondi nei vostri secoli? Che cosa sono le vostre osservazioni astronomiche di fronte allo stato assoluto del mondo? L'ombra eclissata dal Sole. Paragrafo 52. Dunque, qui, come in altri nostri studi, riconosciamo che la Terra e l'uomo non sono nient'altro che nulla in confronto a ciò che è. Riconosciamo anche che le più colossali operazioni del nostro pensiero non si estendono, finora, che in un campo impercettibile in confronto all'immensità e all'eternità di un universo che non finirà mai. E quando questi periodi della nostra immortalità saranno passati sopra le nostre teste, quando la storia attuale della Terra ci apparirà come una vaga ombra in fondo ai nostri ricordi e se avremo abitato per secoli incalcolabili questi diversi gradi della nostra gerarchia cosmologica e se i più lontani domini dell'età futura saranno stati perlustrati in innumerevoli peregrinazioni, avremo davanti a noi la successione illimitata dei mondi e come prospettiva l'immobile eternità. La vita universale, paragrafo 53. Questa immortalità delle anime, di cui il sistema del mondo fisico è la base, agli occhi di certi pensatori prevenuti, è parsa immaginaria. Costoro l'hanno ironicamente qualificata come immortalità viaggiante e non hanno compreso che essa sola è la vera fonte allo spettacolo della creazione. Tuttavia è possibile farne comprendere tutta la grandezza, direi quasi tutta la perfezione. Paragrafo 54. Che le opere di Dio siano create per il pensiero e per l'intelligenza, che i mondi siano la dimora di esseri i quali le contemplano e scoprono sotto il loro velo la potenza e la saggezza di colui che le ha formate. Questa è una questione che per noi non ha più dubbi, ma che le anime che popolano quei mondi siano solidali è questo che è importante conoscere. Paragrafo 55. In effetti, l'intelligenza umana a stento riesce a considerare quei globi radiosi che scintillano nella vasta distesa come semplici masse di materia inerte senza vita. A stento riesce a pensare che, in quelle lontane regioni, ci sono magnifici crepuscoli e notti splendide, soli fecondi e giorni pieni di luce, vallate, montagne, dove i molteplici prodotti della natura hanno sviluppato tutto il loro lussureggiante sfarzo. A stento riesce, dico io, a immaginare che lo spettacolo divino, dove l'anima può rintemprarsi come nella sua stessa vita, sia spogliato dell'esistenza e privato di ogni essere pensante che possa conoscerlo. Paragrafo 56. Ma a questa idea eminentemente giusta della creazione bisogna aggiungere quella dell'umanità solidale, ed è in questo che consiste il mistero dell'eternità futura. Una medesima famiglia umana è stata creata nell'universalità dei mondi e legami di una fraternità, da parte vostra non ancora apprezzati, sono stati attribuiti a questi mondi. Se questi astri, che si armonizzano nei loro vasti sistemi, sono abitati da intelligenze, non lo sono da essere sconosciuti gli uni gli altri, ma al contrario, da essere marcati in fronte dal medesimo destino, che devono incontrarsi momentaneamente secondo le loro funzioni di vita, e ritrovarsi secondo le loro mutue simpatie. È la grande famiglia degli spiriti che popolano le terre celesti, è il grande irraggiamento dello spirito divino che abbraccia la vastità dei cieli e che permane come genere primitivo e finale della perfezione spirituale. Paragrafo 57. Per quale sana aberrazione si è creduto di dover rifiutare l'immortalità alle vaste regioni dell'etere quando la si racchiudeva entro un limite inammissibile in una dualità assoluta? Il vero sistema del mondo dovrebbe dunque precedere la vera dottrina dogmatica e la scienza precedere la teologia, e questa si fuorvierà finché poggerà la sua base sulla metafisica? La risposta è facile e ci mostra che la nuova filosofia siederà trionfante sulle rovine di quell'antica, perché la sua base si sarà innalzata vittoriosa sugli antichi errori.
Diversità dei mondi, paragrafo 58. Voi ci avete seguito nelle nostre escursioni celesti e avete visitato con noi le immense regioni dello spazio. Sotto i nostri sguardi i soli si sono succeduti ai soli, i sistemi ai sistemi, le nuvolose alle nuvolose. Il panorama splendido dell'armonia del cosmo si è dispiegato davanti ai nostri passi e noi abbiamo così ricevuto in anticipo un'idea dell'infinito, che potremo comprendere in tutta la sua vastità soltanto secondo la nostra perfettibilità futura. I misteri dell'etere hanno disvelato il loro enigma, finora indecifrabile, e noi abbiamo almeno concepito l'idea dell'universalità delle cose. È importante ora che ci fermiamo e riflettiamo. Paragrafo 59. È bello, senza dubbio, aver riconosciuto l'inferiorità della Terra e la sua mediocre importanza nella gerarchia dei mondi. È bello aver abbassato la presunzione umana, che tanto ci è cara, ed esserci umiliati davanti alla grandezza assoluta. Ancora più bello sarà interpretare in senso morale lo spettacolo di cui siamo stati testimoni. Io voglio parlare del potere infinito della natura e delle idee che dobbiamo farci del suo modo di agire nelle diverse regioni del vasto universo. Paragrafo 60. Abituati come siamo a giudicare le cose dalla nostra povera piccola dimora, noi pensiamo che la natura non ha potuto o non ha dovuto agire sugli altri mondi, se non secondo le regole che noi abbiamo riconosciuto sulla Terra. Orbene, è precisamente in questo che è importante correggere il nostro giudizio. Gettate per un istante lo sguardo su una qualsiasi regione del vostro globo e su una delle produzioni della vostra natura. Non vi riconoscete forse il sigillo di una varietà infinita e la prova di un'attività senza uguali? Non vedete forse sull'ala di un passerotto delle Canarie, sul petto di un bocciolo di rosa appena schiuso, la prestigiosa fecondità di questa bella natura? Che i vostri studi si applichino agli esseri che si liberano nell'aria, che essi discendono fino alla violetta dei boschi, che si inabissino nelle profondità dell'oceano, in tutto e dappertutto voi leggerete questa verità universale. La natura onnipotente agisce secondo le leggi, i tempi e le circostanze. Essa è una nelle sue armonie generale, ma multipla nelle sue produzioni. Essa si prende gioco di un sole come di una goccia d'acqua. Essa popola di esseri viventi in un mondo immenso con la medesima facilità con cui fa schiudere l'uovo deposto dalla farfalla d'autunno. Paragrafo 61. Ora, se tale è la varietà che la natura ci ha potuto esporre in tutti i luoghi su questo piccolo mondo, così stretto, così limitato, quanto più dovete estendere questo modo di agire della natura pensando alle prospettive dei vasti mondi? Quanto più dovete sviluppare e riconoscere la potente estensione della natura applicandola a questi mondi meravigliosi che, ben più della Terra, attestano la loro inconoscibile perfezione. Non cercate di vedere, attorno a ciascun sole dello spazio, sistemi simili al vostro sistema planetario. Non cercate di vedere su questi pianeti sconosciuti terreni della natura che brillano attorno a voi, ma pensate che, come non c'è un volto d'uomo che assomigli nell'intero genere umano a un altro volto, così una diversità prodigiosa e inimmaginabile è stata disseminata nelle dimore terre che vagano in seno allo spazio. Per il fatto che la vostra natura animata incominci nello zoofito per terminare nell'uomo, per il fatto che l'atmosfera alimenti la vita terrestre, per il fatto che l'elemento liquido la rinnovi incessantemente, per il fatto che le vostre stagioni facciano sì che in questa vita si avvicendino i fenomeni che le distinguono, non deducete né che milioni di milioni di terre che vagano nell'immensa distesa siano simili alla Terra. Al contrario, esse differiscono secondo le diverse condizioni che sono state loro assegnate e secondo il loro rispettivo ruolo sulla scena del mondo. Sono le gemme variegate di un immenso mosaico, i diversi fiori di un meraviglioso giardino.